Ciao a tutti, oggi preparo con voi delle meravigliose melanzane grigliate. La ricetta è semplicissima, vi consiglio però di seguire questi passaggi, sono facilissimi. Iniziamo! Per prima cosa bisogna lavare la melanzana, privarla del picciolo, praticamente la cosa verde che vedete sopra, e anche nella parte qui di sotto. Adesso solitamente si possono anche tagliare con la mandolina, però io preferisco tagliare con il coltello perché fatte troppo sottili con la mandolina si impregnano troppo d'olio, per cui preferisco a mano. Cercate di essere precisi e se non lo siete non vi preoccupate, tanto non è che devono venire perfette. Tagliate tutte le melanzane, mettiamo un piatto sotto lo scolapasta. Nello scolapasta mettiamo le melanzane, facciamo un primo strato e aggiungiamo un pizzico di sale. Secondo strato, pizzichino di sale. Ultimo strato, ancora pizzichino di sale e poi sopra ci mettiamo un peso, in questo caso un contenitore pieno d'acqua, e lasciamo sgocciolare le melanzane, le lasciamo sgocciolare dalla loro acqua di vegetazione per una ventina di minuti. A tra poco. Nel frattempo, in un pentolino facciamo scaldare dell'olio extravergine di oliva per un minutino. Passato un minuto, spegniamo la fiamma, mettiamo due spicchietti d'aglio, un po' di peperoncino macinato e poi mettete dell'origano. Ora mescoliamo un po' e lasciamo così a fiamma spenta. Passati una ventina di minuti, togliamo il contenitore. Guardate come sono bagnate, vabbè, ma non era una novità, lo si sapeva. Mettiamo le melanzane su un canovaccio asciutto, asciughiamo un po' tamponando, poi chiudiamo tutto. E le strizziamo bene bene. Ora le risistemiamo, fatte poche giusto per farvele vedere, e le asciughiamo ancora un po' tamponandole con della carta assorbente. Perfetto, spostiamoci sui fornelli. Bistecchiera calda calda, mettiamo le melanzane una accanto all'altra e le facciamo cuocere per circa un minuto e mezzo. Passato un minuto e mezzo, giriamo le melanzane e una volta girate tutte, le facciamo cuocere per un altro minuto e mezzo. Passato un altro minuto e mezzo, vedete, le togliamo e le mettiamo su un piatto. Man mano che le togliamo, possiamo mettere anche le altre. Una volta tolte tutte, le possiamo condire. E quindi trasferiamo le melanzane che ci occorrono in un piatto. Volendo, si potrebbe anche, anzi, io faccio spesso così, ma queste le mangio quasi, diciamo, fra un po', quindi le metto direttamente in un piatto, altrimenti le avrei condite, fate così se non le mangiate subito, in un contenitore. E su ogni strato avrei messo l'olietto. Ecco qua. Una buona variante all'origano è sicuramente il rosmarino oppure il basilico fresco fresco. Perfetto. Adesso faccio raffreddare un po' ed insaporire. Se volete, prima di mangiarle, mettetele una ventina di minuti in frigorifero e poi le consumate. Se invece non le mangiate subito,
le mettete in un contenitore chiuso con il coperchio e le potete conservare fino a 2-3 giorni. Prima di assaggiare ho dovuto aspettare un bel po', però voglio darvi un parere sincero. Sono favolose, fatele, io corro a farmi un bel panino. Se le fate, fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, vi auguro buon appetito!